Buon pomeriggio a Pepe Reina. Ciao Pepe, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Chi ascolta la radio sa bene la grandissima stima che ho di Pepe Reina, e non solo dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista umano. Ecco, vorrei iniziare questa intervista, Pepe, rifacendomi a un tuo tweet, alla tua sensibilità. Sabato, dopo quanto accaduto a Parigi, l'attentato, le 132 vittime, poi le gare rinviate, Belgio-Spagna e poi Germania-Olanda, è un qualcosa che ha sconvolto tutti noi e naturalmente ha sconvolto anche te, che sei un uomo di grande qualità, di grande sensibilità. No, a tutti. Sono dei momenti brutti per tutta la società, non solo per la gente a Parigi. È una cosa che ci tocca a tutti e dobbiamo pensare un attimo cosa sta succedendo, perché non è normale, no? Quindi speriamo bene per il futuro, però è una complicata situazione. Assolutamente, è una situazione molto, molto difficile. Siamo al calcio e naturalmente al Napoli, che dopo la sosta andrà a Verona. Ti leggo un po' di messaggi. È uno spagnolo, Pepe Reina, figlio di Napoli. Grazie per la tua carica, per l'orgoglio, e ancora non bisogna abbassare la guardia. La nostra partita ricorda a Reina che non siamo molto amati a Verona. Pepe, sei un grande uomo di grande valore, Carlo da Napoli. Insomma, ti invitano il gruppo a non abbassare la guardia. Si va a Verona, Pepe, non è una partita facile anche per l'ambiente. No, sicuramente sappiamo della importanza, soprattutto per i tifosi, cosa significa giocare contro il Verona. E ovviamente non abbiamo fatto nulla. Al momento siamo dove dobbiamo essere, che in lotta per essere alti in classifica, e quindi dopo di ogni sosta internazionale qualsiasi partita è difficile, però questa sicuramente ancora di più per la necessità di far bene per parte del Verona. Sono in una situazione complicata e l'allenatore sicuramente non è in una posizione molto molto bella, e per noi significa doppia importanza, doppio sforzo e sicuramente doppia difficoltà. È evidente, anche perché, come ricordava Pepe Reina, dopo la sosta non è mai facile, ben 9 nazionali assenti, tornati anche infortunati Mertens e Gabbiadini, tornerà solo oggi Higuain. È evidente che eravate in pochi, Pepe, a preparare questa partita. Ci vorrà grande concentrazione anche mentale, è così, Pepe? Soprattutto mentale. Poi fisicamente sappiamo che come ti ho detto, dopo di ogni sosta internazionale mai è facile, però è dal punto di vista mentale che veramente dobbiamo essere pronti dal primo momento, e lì sarà sicuramente la partita. Senti Pepe, adesso si ritorna dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, prima delle vacanze del Natale il Napoli avrà 5 partite di campionato e 2 in Europa League, dove però siete già qualificati con il primo posto. Allora farei un bilancio di queste 5 partite: Verona, poi Napoli-Inter, poi Bologna-Napoli, Napoli-Roma, Atalanta-Napoli, 2 big match al San Paolo, 3 trasferte, un po' ostiche fuori. Ci daranno la dimensione davvero reale, totale di questo Napoli? Non lo so, vediamo. Almeno personalmente nella mia testa è la partita soltanto del Verona. Non possiamo andare più avanti da quella, perché sennò i bilanci alla fine sicuramente saranno sbagliati. Una partita alla volta è quello che si tiene, e per noi sarà sempre così. Poi mi torni a intervistare il 21 dicembre, con piacere ti dico cosa. Devo dire che siete bravissimi, perché chiunque intervisto mi dice sempre questo: guardiamo partita per partita. Una cosa però, Pepe, va detta: se il Napoli insieme all'Inter è l'unica squadra ad aver perso una sola partita, se il Napoli dopo l'Inter ha la seconda miglior difesa del campionato, l'Inter 7 gol, voi ne avete subiti 8, beh, insomma, sono numeri
numeri che fanno ben sperare, numeri che dicono che questo Napoli è una splendida realtà. Questo possiamo dirlo? Sì, sì, fino adesso ovviamente si parla obiettivamente di cosa abbiamo fatto. Quella è una cosa bellissima che la squadra ci sta mostrando dura di battere. Soltanto abbiamo perso una partita con Sassuolo, che la stessa volta è una squadra difficilissima da giocare. E poi i risultati sono stati davvero buoni. Sappiamo che per essere in lotta per grandi cose si deve innanzitutto difendere bene, e questo si sta facendo alla grande. Sai cosa mi ha detto Koulibaly in una recente intervista? Ha detto: noi dobbiamo essere bravi soprattutto a non prendere gol, perché abbiamo una percezione, una sensazione che uno come Higuain prima o poi te la butta dentro, e quindi è chiaro che ci vuole grande attenzione difensiva. Direi che il meccanismo che Sarri vuole sta funzionando molto bene, Pepe. E questo sarà il segreto se vogliamo fare grandi cose. Sappiamo che avanti abbiamo giocatori che cambiano una partita in un istante, in 10 secondi te la vincono da soli. Quindi quella sicurezza dietro, il subire non soltanto pochi gol, sino poche occasioni, ci darà sicuramente una grande mano a fine stagione. Pepe, hai un rapporto speciale con la città, e questo tuo rapporto speciale, al di là del campo, dove parlare di Pepe Reina portiere, ragazzi, potrei stare qui a scrivere un libro su Reina. I tifosi ti amano, scrive Luigi. Io uno come Reina lo amo, anche se sono uomo. E poi, dopo Sua Maestà Maradona, per me viene Pepe Reina. Ecco, Pepe, che cosa trasmette una piazza come Napoli a un calciatore? No, felicità. Io anche sono innamorato di questa città, mi hanno dato tantissima stima, non solo a me, alla mia famiglia. I miei amici mi hanno mostrato cosa significa Napoli, come sono i napoletani. Ovviamente avevo bisogno di tornare, e è stata sicuramente una decisione più dal cuore che di un'altra cosa. Quindi siamo felicissimi di essere qua. Ringrazio a tutti i tifosi per la sua stima, per il suo sostegno, e speriamo di continuare così. Io credo che Reina stia dicendo delle cose molto belle. La mia è stata una scelta di cuore, al di là di quella che è una scelta di un calciatore che evidentemente ha una carriera comunque anagraficamente breve. È evidente che gli ingaggi sono importanti, ma Reina dice: io ho fatto una scelta di cuore. Pepe, hai detto due volte che la strada è giusta per grandi cose, ma quella parola lì la possiamo pronunciare o è meglio evitare, perché come dice Sarri è una bestemmia? Il mister mi ammazza se dico una cosa del genere, quindi speriamo bene. Noi siamo fiduciosi di lottare per grandi cose, però sappiamo che realmente è difficile, e non ho che mi sto togliendo la pressione al mezzo, è sicuramente il mio pensiero. È difficile vincere la tricolore, vincere lo scudetto, perché sono grandi squadre in giro, e la lotta per la Coppa, però noi fino alla fine daremo tutto il nostro impegno per lottare per vincerlo, ovviamente. Pepe, tu sia nei club da Liverpool in avanti, passando per Bayern Monaco, insomma sei stato allenato, giusto per ricordarlo, da gente come Rafa Benitez piuttosto che da Pep Guardiola. Come l'hai trovato Sarri, anche da un punto di vista umano? Perché insomma non ha il curriculum né di Benitez né di Guardiola, però mi sembra che è molto molto bravo. È ancora giovane per fare curriculum. Diciamo che è sicuramente la prima grande squadra dal mister, per i meriti fatti nei ultimi anni. Si sta trovando bene, è una persona che ti parla chiaramente in faccia, che non ha paura di dire le cose. E io sia nella vita che nello sport, a me mi piacciono persone che sono così. Quindi come allenatore è importante arrivare alla testa del calciatore, fargli capire a tutti come vuoi giocare, però è importantissimo anche arrivare nel cuore di tutti e guadagnarti
nello spogliatoio la fiducia di tutti i calciatori non è facile, penso che è quello che sta facendo il mister. Abbiamo ancora tre minuti con Pepe Reina. A proposito di Sarri, ha detto che tu sei il joystick di Koulibaly. Ma come fai? Come la PlayStation? Lo comandi con la voce e gli dici dove andare? Perché insomma, è un Koulibaly in grande crescita, no Pepe? No, Koulibaly ha delle dote soprattutto fisiche che sono da impazzire. È un giocatore che stando bene di testa con quella fiducia che sta mostrando adesso è un giocatore praticamente imbattibile fra i migliori centrali al mondo, perché quando ha fiducia è imparabile, è forte, è bene di testa, adesso sta giocando anche bene con i piedi con massima fiducia, è un giocatore che è molto importante per noi, che sta giocando molto molto bene e che fa migliorare a tutto il reparto difensivo per lo stesso motivo, no? Raul, Fauci, sai, Kiriches quando gioca, qualsiasi altro quando gioca, secondo me stanno facendo davvero una stagione molto positiva. Parlavamo di curriculum e a proposito di curriculum, un tuo collega importante, Gigi Buffon, 20 anni in Serie A, 20 anni di carriera e grandi successi, dovendolo tu descrivere come portiere, ma che portiere è Buffon, Pepe? Tanta roba, è una categoria eccezionale di compagno, perché il livello non è che si mostra uno, due, tre anni. Lui ha fatto benissimo per gli ultimi, per tutti i 20 anni che ha giocato al calcio, quindi la forza mentale, la forza fisica e soprattutto la forza tecnica da sempre da Gigi è fra i migliori negli ultimi 15 anni sicuramente. Senti Pepe, torno per un attimo alla città di Napoli, perché certo è una città difficile, complicata, noi napoletani lo sappiamo, però tu hai scelto poi di tornare perché evidentemente ne hai scoperto il nostro modo di vivere, di intendere la vita, la bellezza straordinaria della città, eppure qualche calciatore magari a Napoli non viene volentieri. Ecco, ma tu dovendo mandare un messaggio a un calciatore qualsiasi, ipotetico, lo convinci vinceresti a venire al Napoli dicendogli cosa? Perché bisogna essere un calciatore del Napoli? No, sicuramente loro sanno che è una società in crescita, però come città a me personalmente fa impazzire per come sono le persone, ovviamente nel senso della privacità sicuramente non c'è la città giusta, perché la gente ti vuole bene e quando stai con la famiglia forse è un po' invadente, però alla fine quella stima che ti danno è assolutamente da ringraziare, da amare e di sentirsi molto fortunato. Pepe, voi giocate a Verona domenica a ora di pranzo, ma sabato c'è il classico. Naturalmente immagino che per te sia assolutamente una partita speciale, no? Una occhiata si la darà sicuramente, è sempre bello guardare una partita del genere, sicuramente saranno i due club più forti insieme al Bayern Monaco in Europa, quindi sarà sicuramente un bellissimo spettacolo, speriamo di poter guardare la partita, in questo caso per il favore del mister speriamo che il Real Madrid faccia bene. Ovviamente il tuo rapporto con Benitez, un rapporto sempre importante e d'altronde tecnico che non solo ti ha avuto a Liverpool ma che evidentemente ti ha voluto fortissimamente a Napoli. Caro Pepe, io ti ringrazio di questa bellissima chiacchierata, ma ci porti in chiusura per un attimo negli spogliatoi del Bentegodi, cerca di farci capire, ma quando siete, cosa dice compa? Come li carichi che li fai entrare così belli carichi? No, è su di tutti, il mister per primo, perché è un trascinatore, è un motivatore nato, e sarà sicuramente lui quello che lo fa migliore, quindi sappiamo, una volta, ti ripeto, dell'importanza della partita,
saremo assolutamente carichi e con l'atteggiamento giusto per vincere la partita. Caro Pepe, io ti ringrazio davvero tanto, ti abbraccio e ti auguro buon lavoro. Pepe Reina, Kiss Kiss Napoli, ciao Pepe. Ciao, ciao, un abbraccio a tutti.